momento. La posso accompagnare? Attento che l'uomo è traditore. Uffa! Io spareggio. Odio i dolci, lo sai. Beh, io spareggio. Oltre i quali i concorrenti devono per forza muoversi, sorteggiando chi deve condurre. Ecco, in questa casa non si può nemmeno più leggere il giornale. Hanno tagliato via proprio il discorso dei tambroni. Dico, pazienza se era il giornale di ieri, invece no, proprio quello fresco di oggi. Ma guarda un po' che roba! Io non so se qui si vuole offendere una personalità politica importante o se si tratta di vandalismo, perché qui ci sono due vandali in questa casa. Si fa presto a strappare e a rompere, ma anche le 40 lire del messaggero bisogna sapersele guadagnare. Sì, sì, diploma di stenografia e dattilografia. Sì, 55 parole al minuto, anche 60. Sono stufo! Che grida quello, sempre a gridà. Che c'ha la menopausa? Sì, sì, certamente. È il primo impiego. Tu la devi finire, hai capito? O io ti caccio di casa a calci. E questo mese il telefono lo paghi tu. Con tutte le spese tu sempre a telefonare. Ma chi cacci via? Quello è figlio mio! E questa è casa mia! La mando avanti anch'io la casa! E se fosse per me certe parole suo figlio se le rimangerebbe a suon di calci! È malato! Sì, lo so io che malattia è quella. Mamma, il pullover col collo alto, scusa! Sta a lavare! E come faccio io? Chi ha fatto il buco? Che buco? Qui, nel discorso di tambroni. Ma che ne so, mi frega assai di tambroni. Ecco, c'è tutta l'Italia di oggi. Nessun rispetto dei valori. Io vorrei sapere se scoppia un'altra guerra, chi ci mandiamo? Quale guerra, oh? La guerra è ineluttabile. Tanto Natalino non ci può andare, è troppo delicato. Bella educazione, bell'amor di patria. Che patria, è finito, è superato, siamo tutti europei. Tutti fratelli, belgi, tedeschi, spagnoli, tedeschi, insomma tutti fratelli. Che schifo. Tu però, gracile qui, gracile lì, lo farai diventare proprio affemminato. Insomma, io voglio sapere chi mi ha strappato il messaggero. Io? Ah. Mi servivano degli annunci. E perché? Da domani comincio a lavorare. Lavorare? Ma fammi leggere, fammi vedere. E che lavoro? Ah, bella presenza, eh? Beh. Ma li leggi i giornali? Altro che dattilografe. Questi cercano ragazze per i balletti verdi, rosa e che so io. Ma dai, papà, su. Ma perché? Ti manca qualche cosa qui? L'aria. Ma pensa piuttosto a sposarti. Guarda tua sorella. È proprio perché guardo lei. Oh, come sarebbe? Che vorresti dire, eh? Invidia, lascia, invidia! Ah, comunque è ora che qualcun altro lavori in questa casa. La donna di oggi deve inserirsi nella produzione.
nel ritmo produttivo, ecco. Attraversiamo una congiuntura favorevole. Siamo in pieno miracolo economico. Gettiamo in faccia al mondo la superiorità di una razza e di un popolo. Io voglio farmi una vita mia, una carriera. Sai che bella carriera che farai. Bella la tua, pancia e televisione. Ecco, sempre così, mi odia. No, dice sono così. Sono stati educati male, Maria cara. Uno vuole scappare di casa, l'altro è affeminato. È malato, è sensibile, è malato. Comunque, la donna deve contribuire al nuovo assetto economico. Ah, perché? Io non lavoro, le tue camicie. Ma che c'entra? Io parlo di produzione. Ingrato. Basta, basta. Rosella? Come sei bella, mi sembra un'attrice. Aspetta, il capello sì, il capello un po' più cotonato. No, che mi aspetti di tutto, dai. Sai a che somigli? A cosa? A quella che lavorava su quel film, sì, quella... il sopracciglio più selvaggio, così. Senti, e poi anche il golfino, guarda, un pochino più aderente, così, no? E il collo è bello, qui le spalle, più decolleté, no? Fa vedere un po', cammina. Proprio una regina. E senti, muovi di più i fianchi, perché l'uomo è molto sensibile al fianco morbido, così. Vedi? Muoviti di più, dondola così, uff. Ah, per fare la dattilografa bisogna sculettare così? I tasti li batti con il di dietro? Ma papà... Tu finisci male, te lo dico io. Io sto qua, eh? Romeo è sempre pronto. Ma vattene. Che c'è? Ti piace più? Ma quando mai? Ma chi ti conosce a te? Mi conosci. Ma dai, lasciami perdere. Tanto prima o poi devi cominciare, no? Con me stai tranquilla. Io sono un esperto. Perciò sono Michele Cazzini. Che poi ti ritrovi a finire come tua sorella, ma senza marito, te pare? Sì, sì. Tutte qui del quartiere hanno cominciato con me. Tutte contente sono rimaste, eh? Sì, vabbè. Io sto sempre qua, eh? Primo piano, ma non è ancora venuto. E com'è, simpatico? Pignolo, noioso, avaro. Mai una dire di mancia, mai. Buongiorno, signor notaio, buongiorno. È lui. Buongiorno, sono venuta per l'annuncio. Anch'io. Diploma di stenografia e dattilografia. Come stenografa 55 parole al minuto. Io 60. Anch'io 60. Io anche 65. Lei venga con me. Voi aspettate un momentino qui. Buongiorno, signor notaio. Buongiorno. 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 Sarebbero queste le impiegate che lei cerca? E che mo, notaio, fai tu. Gli atti, le firme, i loggi, te li fai tu. Allora io faccio fagotto e me ne vado, eh? Me ne vado io. Ma già lo sapevo. Sono 15 anni che lo so. Mi sono detta, comincia a invecchiare e corre dietro alle ragazzine. Io già lo sapevo. Lo sapevo io. Dove vai? Non fa stupida. Vieni qua, non fa stupida. Ah, un'altra. Tre addirittura. La processione delle ballerine.
Abbia pazienza, signorina, torni un'altra volta. Anzi, torni sabato. Non c'è ancora matta, vediamo che cosa possiamo fare. Abbia pazienza. Non potrei provare. Non è un momento, vada, vada. Grazie. Andate, andate, canzonissima. Andate a Giardino d'Inverno, che quello è il vostro posto. Andate, andate, avviate un lato, andate. E lasciate in pace la gente che lavora. Concernente modificazione alla legge fa sulla speculazione edilizia. È pronta? Sì, lo stipendio iniziale di lire 25.000. Beh, lo scrive? Ma ho sentito che parlava dello stipendio. Appunto, due cose in una. Scriva, scriva. Lo stipendio iniziale di lire 25.000. L'orario 8:30-13:16:20. Il grembiule lo deve acquistare lei. Ed è obbligatorio non dare confidenza ai clienti. Scrivere largo per acquistare maggior spazio. Ora, una volta che in navigazione... Scritto grebiule. Va bene. Può andare. Mi ricopri questo foglio. Oh, il professor Cementi. Benvenuto, professore. Oh, a chi lo diamo oggi il nostro scrittore? A chi lo diamo, eh? Vediamo un po', vediamo un po'. Grazie, eh? Ho l'avvocato Mascolo che aspetta la ringa per andare in tribunale, all'udienza. Adriana? Io ho la macchina rotta. Ma allora Diana? Ma sempre io. Silenzio. Si accomodi, professore. Grazie. Meno male che non è toccato a me. Sapessi, ha un alito terribile, non hai idea. L'aria si fece a un tratto invernale. Scavammo trincee più profonde perché, ta-ta-ta-ta, la mitraglia ellenica aveva spazzato via i miei uomini migliori. Ta-ta-ta, e via Mancinotti. Ta-ta-ta, pronto? E via Biagetti. Ta-ta-ta-ta, Ruscolò. Rossella, vieni che devi uscire. Vogliono un appello da stilografa all'Hotel Plaza, te la senti? Sì. Sei carina e so che al Placcia ci tengono anche al fisico di solito. Oh, ma serietà, vero? Sì, signore, io sono qui per lavorare. Va bene, chiedi del dottor Giuseppe Bisonà. Adesso ti do tutti la carta e la remergo. Che ti è successo, Diana? Troppo sensibile, questa ragazza, troppo sensibile. Niente, non è niente. Su, coraggio. Si riprende subito. Franca? Ho da fare. Gianna? Mi fa male una mano. Tina? Sono impegnata. Paola? Va pure tu. Lisetta? Ho un lavoro urgentissimo. Come stai? Ti senti meglio? Io sto benissimo, grazie. E se la padrona ti scopre, che ti fa? Mi caccia. Tanto io qui non ci resto. Lascia che trovo la strada e poi via. Che strada? Quella della grana. La grana, hai capito? Ma io mi contento. Dottor Bisonà. Grazie, 3 milioni. Questo benissimo, benissimo. Questo nostro articolo prima fare d'assaggio. Poi in futuro avremo grandi, grandi affari in futuro. Il tuo, sì. E firmare, prego, per prego. Favore. Germania, grande paese. Boom, boom. Miracolo economico, come qui da noi altri. Asse Roma, Berlino. Certo, certo, certo. Noi avere perso guerra, ma avere miracolo economico. Gli altri invece vanno sui pianeti, bombe. Ma non è più un miracolo economico. I spendi troppi schei. Aia, aia.
Ah, Herr Miller, che vede grossa, partita di Lino, interessare? Lino? Ja, Lino. No. Rosso, quello rosso, rosso. Interessa solo materiale plastici. Benissimo, allora ci butteremo su materiale plastico corpo morto. Arrivederci, di nuovo, nuovamente grazie. Arrivederla, Herr Miller, arrivederla. Allora, stai comoda, stai comoda. Mi manda la copisteria. Benissimo, andiamo, andiamo. C'è un sacco di lavoro da fare. Venga, venga con me. Oh, lei piuttosto come si chiama, signorina? Rubinaccia Rossella. Rossella, benissimo, brava, si sieda. Ehi, con quella macchina da scrivere, mettila qua. Devo portarla in sala scrittura. Metti qua la macchina da scrivere. È già occupata. Stiamo scherzando, dico. Io pago questo almeno. C'è un cliente che la macchina. Oh, per banco, dico. Oh, scherziamo. Oh. Bene, brava. Occhio vivo, fronte alta, simpatica. Subito al lavoro. Macchine americane, baracche, porcherie. Eccellenza nostrissima. Mi permetto di chiedere il suo interessamento per un finanziamento alla Giuseppe Visonà Tessuti e Lini Spa, che sarebbe poi Società Frazioni Spa. Da un'inchiesta di mercato fatta in questi giorni ci risulta che... Lei quanto guadagna? 25.000. Alla settimana? Al mese. Si alzi un po'? Occhio vivo, fronte alta, presenza, dignità. La Giuseppe Visonà gliene offre 80.000, un premio per la città da stabilire, d'accordo? Un bel decalo anticipo, tenga, tenga, ecco qua. Ma di che lavoro si tratta? Oh, moderno, modernissimo, all'aria aperta, a contatto con la gente. Aspetti, inchiesta aspetti un momento, di mercato. Ma che carta carbone? Si ricordi, cara, che il futuro è nell'inchiesta di mercato. Adesso le spiego cosa si deve fare. Entrare nelle case, chiedere come, dove si vestono. Suggerire, per esempio, che il rosso di moda. Il rosso è il colore per tutte le ore. Al ministro ci schiamo dopo con gli ambidati. Guarda qua. Traffico caotico, circolazione asfittica. Una sottovia! Una bella sottovia per veicoli a scorrimento rapido, da Porta Pinciana che sbuca fino a Piazza Colonna. Sì, 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 prendo io l'appalto a pedaggio. Qui al giorno dunque passano almeno 100.000 veicoli. Quindi uno va benissimo, tira su circa... Ma ecco qua, questo va benissimo. È il classico quartiere medio. Sì, non è né troppo signorile, neppure troppo popolare. A questo punto bisogna cercare una casa, qualcosa, vediamo un po'. Ecco qua, iniziamo da quella, va bene? Naturalmente bisogna presentarsi con un bel sorriso, aria di disinvolta, signorile, sì sì, perché qui abita la nostra clientela tipo, il ceto medio. Ah, signorina, i questionari è meglio che li tenga lei. Gente allegra, gente sana. Buongiorno, sono Giuseppe Visonà della Giuseppe Visonà Tessuti Spa. Questa è la nostra segretaria aziendale, signorina Lupinacci. Rubinacci. Appunto, se permette, un attimo, vero? Ecco, noi stiamo svolgendo una piccola inchiesta di mercato, anzi un'inchiesta di mercato destinata alle donne, e vorrei rivolgere alcune domande alla sua gentile signora, di qua. No, no. Oh, non si preoccupi, non sono mica l'agente delle tasse, perbacco. Permesso, posso? Ora, pronosi. Isolina. La mia isolina. Niente, niente, non è successo niente. Per carità, non è il caso di prendersela. No, no, cosa vuole? La vita, la morte, cose che succedono tutti i giorni. Caro lei, se no staremo freschi. Su, su, coraggio, andiamo noi. Arrivederci, condoglianze. Insomma, lei ha visto? Ha capito come si fa? I questionari li tiene lei. Oh, mi raccomando, riempire tutto per benino. E domattina ci diamo all'hotel. Brava, simpatica e volenterosa. Ehi, taxi! Si accomodi, prego, si accomodi. Di qua, prego, faccio strada. Sì? Di qua. Prego, dopo di lei. Grazie. Una coca? Un whisky? No, 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 grazie. Prego, si accomodi. C'è la signora?
La signora? Sì, la sua signora. Ah, per ora sono scapolo, ma sempre pronto. Ah, beh, allora... No, aspetti. No, è un'inchiesta per sole donne. Va bene, ho capito. Pardon, pardon, signorina. Pardon, è un'inchiesta di mercato? Sì. Posso? Permette? Prego. Sono anch'io nel campo. Mi occupo di... Ma la prego, si accomodi. Si accomodi. Mi occupo di pubblicità. Dunque... Oh, ma prendo almeno un cioccolatino. Si accomodi. Grazie. Sì, sì, benissimo. Posso vedere tra le mie impiegate. Ma mi dica la verità. Lei è soddisfatta di questo lavoro, eh? Beh, veramente è il primo giorno. Si vede? Si vede? Guardi, non è per lei, sa. Troppo gentile, troppo graziosa. Lei oggi ha trovato me che, scusi se me lo dico da solo, sono un signore. Ma domani potrebbe trovare di molto peggio, sa? Ma che devo fare? Senta, faccio una cosa, eh? Se domani lei si stanca di questa inchiesta di mercato, vengasi in ufficio da me, faccia un salto da me. Tenga, questo è il biglietto da visita. Qualcosa troveremo. Bene, grazie. Prego, ma come via? Sì, sì. Un dito di whisky? No, 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 faccia grazie. Strada, prego. No, no, ma no, ma no, signorina. Signorina, ma che cosa ha capito? Guardi che lei è equivocato. Ma non ha capito. Le dico che è partito stamattina presto. Ma guardi, non è possibile. Dovevo consegnargli questi moduli. Si tratta di un'inchiesta di mercato. Sì? Ah, 411, grazie. Ha lasciato un messaggio per Rubinace? Sì, va bene. O forse per Lupinacci? No, signorina, nessun messaggio. Ecco, signore, via me. Grazie. Aveleno. Tranquillante. Avvertenza. Signorina, è sola. Anima mia. Allora, dov'è? Che vengo? Mi sento solo. Solo mi sento, che mi fai compagnia? Ah, bella. Bella te possino. Bella te possino. Fata. Ah, portati, che io parlo con mamma, sa? Signorina? Sì? Per piacere, cercano hostess qui. Lei è hostess? No, però mi piacerebbe tanto. E poi non saprò nemmeno il mal di mare. C'è un apposito corso per aspiranti hostess. Dura 2 anni. Due anni? Sì, 2 anni. Yes, I am coming. Sei pecora, il lupo ti mangia. Sì, sì, a te, dico a te, va avanti, sei sulle... Si fermano. E se non si fermano? Si devono fermare. Ma guarda questi. Io vorrei sapere chi glieli dà i soldi per comprarsi tutte queste Giuliette alfette fuori serie, dentro serie, tutte ste macchine. Insomma, non si può nemmeno più attraversare la strada, perché adesso c'hanno tutti la macchina. Ma guarda un po' di... Ma guarda questo, per esempio. Questo dove li ha trovati i milioni per comprarsi la macchina con quella faccia che si ritrova? Ma è un ladro, come tutti gli altri. Beh, allora grazie. Sono Mario, andiamo via, dai. Io mi chiamo Giuliano, e tu? Rossella Rubinace, piacere. Cosa sarebbero quelle cartacce, se non sono indiscreto? Sono il mio lavoro. Mi occupo di inchieste di mercato. Inchieste di mercato? Qui non abbiamo neanche i mercati rionali e questi fanno le inchieste di mercato. Che paese. A noi ci ha rovinato l'America. Inchieste di mercato. Ma le facciano sulla mafia le inchieste. Lei ce l'ha con tutti? No, ce l'ho con gli sfruttatori. Anche te con le tue cartacce ti sfruttano. Ma io ho cominciato ieri, sono sempre vissuto in famiglia.
Anche quelli ti sfruttano. Ti mantengono oggi perché poi tu mantenga loro. A me mi vogliono bene. Ma che bene, bene. Tu sei il loro vitalizio, la loro pensione. Capitale, investimento, interesse. La solita storia. Ma che lei, per caso, è comunista? Sì, sono il lupo che adesso ti mangia. Ma provi un po' a andare a lavorare. Mi rifiuto. Ah, comodo. No, lavorare o non lavorare per me è lo stesso. Soltanto che loro vogliono farmi fare il soldato. Io dovrei cominciare un lavoro e poi ad un tratto andare via, andare a servire la patria. Beh, a me questa spada di Damocle della cartolina precetto non mi va. Se la facciano tra di loro la guerra. Ma loro chi? Ma loro, tutti, tutti, tutti. To, quello lì, lo vedi quello lì su quella macchina? Quello lì ha un cuore di patriota. Quello per la salvezza del suo paese è pronto a tutto. Anche a vedermi partire per la guerra. Ma che guerra? Anzi, questo è un momento buono, no? Ah sì, il miracolo economico. Balle, roba da giornali. Mio padre ha tirato la carretta tutta la vita e la tira anche adesso. Sì, il miracolo c'è, ma per i ricchi. Ma quelli nascono miracolati. Beh, io devo andare di là. E senta, cerchi di non buttare giù pure quello, eh? Sì, se potessi ci butto una bomba dentro a quello. Vai, vai a lavorare, schiava. Scemo. Vedimi, scemo a me, va. Il 666 Fiat del 14° autocentro arrancato. È stato cipone. Ho detto di scrivere largo, largo. Cosa si scrive qua? Correzioni, cancellature. Mi ha scritto... Cosa mi ha scritto qua? Patto di giustizia. Ma cosa vuol dire? Quanto fa questa? 250. E dove li fa? E dove vuole che li faccia? Su strada, no? Ma se non ci stanno le strade. Perché? L'autostrada del sole cos'è? Un viottolo? Ma che autostrada? Qua a momenti non abbiamo nemmeno il sole. E poi in città il motore si sfotte. E chi lo dice? Guardi, il carburatore è a doppio corpo. Il che significa che può marciare anche a regime minimo. La Maserati è una macchina da corsa, ma in città è un calesse. Allora, hai spezzato le catene della schiavitù? No, ho solo cambiato idea. Mi sono ricordata che avevo una proposta per un posto migliore. Pubblicità. Lavora, lavora. Vedrai come ti ritrovi. Ma fatti la lambretta. Questi sono i nostri pubblicitari. Stanno creando uno slogan importantissimo. Venga. Avanti. S'accomodi. Ho scoperto questa deliziosa datilografa. Non è carina? Sì, veramente un amore. Buongiorno, signorina. Buongiorno. La diamo ai pubblicitari. Io mi devo scusare, signorina, se non le offro niente, ma siamo talmente indaffarati, credo, in questo momento alla ricerca di uno slogan pubblicitario per della benzina nuova, che proprio siamo morti, siamo veramente stanchi morti, non più. Ragazzi, vi ho portato una dattilografa nel caso... Prego. Si segga, signorina. Una mano calda? Sì, mica male. Sì, vero. Sì, sì. Sì. Mi sembra che siamo sulla buona strada. Scriva, scriva, scriva. Io vi lascio al vostro lavoro e me ne vado a lavorare in ufficio. Metti in disco. Sì, buonissimo. Sì, subito. Sì, sì. Una mano amica. Benissimo. Formidabile. Fantastico. Complimenti. Oh, ma ce n'è voluto. No, no. Rossella, Rossella, scriva, scriva. Sì, sì, no, 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 niente da fare. Perché? Adesso mi ricordo benissimo. Una mano amica è già stata usata nel 59 da una ditta di carta igienica. È vero. Rossella, non scriva. Ho sentito. Una mano amica, formidabile. Niente da fare, carta igienica, 59, niente da fare. Beh, voi continuate per conto vostro, io continuo in piscina. Signorina, venga con me. Hai il costume? No. Beh,
certo che lavorare così è meglio che andare in vacanza. Ma chi l'ha detto che il lavoro deve essere per forza una maledizione? Ma perché? Forse si lavora meglio in uno scantinato umido con un tavolino traballante? No, là vengono i pensieri tristi, pessimisti. Poi con questo sistema decisamente costa meno. Io lo ripeto sempre a quelli di Milano quando si lamentano del conto spese. Così costa meno. Qui ci sono gli spogliatoi, si prendono costume. Grazie. Si direbbe a vederla vestita. Sa cosa pensavo? Le faccio fare del foto pubblicitario. Si guadagna di più. Strada è aperta per il cinema. Caldissima! Salve! Venga! Se voglio proprio interessarmene. Ah, come si sta bene qua? Allora, detrivo! Tutto risolto! Cosa una mano sicura che ti riporta a casa. Beh, bello. Bravi. Bella, no? Una mano sicura che ti riporta a casa, papà. Ah! Benissimo. Rossella, scriva. Scriva, scriva. Ce l'abbiamo fatta, eh? Sì. E questa è la nostra sede di Roma? Era. La chiudiamo. Non è produttiva. La sede è già venduta a una società sportiva. Tutto il lavoro affidato a Milano. E quelli chi sono? I pubblicitari, professore. Troppi, troppi, troppi. Sfoltire, sfoltire. Ne mando un paio alla nostra nuova filiale di Sassari. Gli altri, a spas. Aria, aria. Andiamo via. Morbida. Peccato, un così bel lavoro. No, ma questa è un'idea fissa. È un'idea fissa, sì. Io ho bisogno di lavorare. No. Andiamo, cara. Signore e signori, 5 minuti di relax. I ragazzi riprenderanno quanto prima, sempre con l'orchestra di Mirko e i Cinejet. Buon appetito. Non ho appetito. Dunque, adesso io devo aprire un mio ufficio di pubblicità. Beh, tu potresti farmi da segretaria. Io ti do lo stipendio che avevi lì, eh? 45. Quante vivi? 50.000, va bene? Eh? Non mi credi? Va bene. E allora ti faccio subito un impegno scritto qui. Anzi, non qui. Andiamo un attimo a casa, eh? Dopo passiamo a casa. Io la carta intestata e tutto. Sì, lo so quello che pensi. Ma ti sbagli. Non so quel giorno che cosa hai capito. Ma figurati se voglio una donna. Non ho che da scegliere. Vedi, guarda, questi sono tutti indirizzi. Ragazze, ragazzine, donne. Mai voglia. Ma ce lo dice lei. Ah, lei, lei. Tu? Abbiamo detto che ci diamo del tu, no? E allora, su, coraggio. La ciunga! Sinistro, cretina! Ma chissà perché in Italia una ragazza non può andare a casa di un uomo di sera. Boh, in America, in Svezia, tutte queste prevenzioni non esistono, mia cara. Credimi, non... Che belle ginocchia rotonde che hai. Fai vedere un po', scusa. Ma perché? Come perché? Per vedere, no? Ah, scusa, non ti ho detto che mi occupo di foto pubblicitarie? E allora voglio vedere se... Belle rotonde. Beh, per me è tardi. Quel contrattino, allora? Ah, già, il... Beh, basta una stretta di mano. Ma la stretta di mano ce la potevamo anche dar fuori.
Beh, ma allora ti sei offesa. Oh, scusami, Rossella, ti ho mancato di rispetto. Dimmi se ti ho mancato di rispetto. Guarda, sii sincera. Mi dispiace molto, credimi, non volevo. Povera piccola. Ma mi lasci andare? No, ma è solo tenerezza la mia, tanta tenerezza, credimi. E allora mi lasci stare le gambe? Ma mi piace, è bello, ma a te non piace? No. Ma sta fermo, sta fermo. No! Vieni qua, vieni, ascolta, aspetta, no! Senti. Senti, Rossella, oddio, oddio, Aria. Che cos'è? Aria, Aria. Oddio, cos'hai? Siediti. No, devo stare. Ma cos'hai? Cos'hai? Cosa ti senti? Il cuore. Tutto fermo. Soffia il cuore. Tutto bloccato. Ti accompagno a casa. No, 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 vado da sola. Aria, Aria, il dottore dice che mi fa bene camminare. Va bene, ma ti accompagno a piedi e... No, no, non c'è bisogno, no. Ma senti, Rossella, ma va meglio adesso? Va benissimo, e se mi tocca caccio un urlo che sveglio tutto il palazzo. Ma chi ti cerca, cretina, cafona, mezza calza? Ma guarda un po'. Cercata, ma figurati, sto a perdere il mio tempo con lei io. Io telefono e me ne faccio venire quante ne voglio. Oh, ecco qua. Altro che quante ne voglio. Faccio venire 20, 30, 50. Tutte belle ed eleganti. Figurati. Altro che. Ma guarda che occasione è andata a perdere. Boh. Tutte in giro a quest'ora, ste zozze. E le sposo tutte! Che attesta il sottoscritto non aver mai fatto parte né simpatizzato col Partito Comunista, né analoghe organizzazioni di sinistra, e pertanto il sottoscritto spera, virgola, dopo 16 anni di fiduciosa attesa, che sia accolta la sua domanda di pensionato di categoria C. Categoria C. Signori, signori, il foglio è finito. Eh? Il foglio è finito, signori. Il foglio è finito. Mi scusi tanto. Vabbè, continuiamo domani. Oh, come va il nostro caro professore? A chi lo diamo, il professor Cementi? Lo diamo un po'. Lo diamo alla rubinacce, Si accomodi, professore, prego. Ecco, qui, vicino alla finestra, c'è più aria, Grazie. Ah, ma con lei non ci ho mai lavorato, signorina. Meno male, grazie. Scriva, scriva. Boia schifa, disse l'autista. Che? Boia schifa, sì, linguaggio rude, realistico, amaro, forte, boh. No. Un'accusa, insomma. Sì, sì. Andiamo. Subito cantarono le mitragliatrici dei partigiani. Diana, te l'ho detto mille volte che non si lasciano le tazzine sul tavolo. La loro terra. Ta 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 ta. Tanto io qui non ci resto. La loro terra. Oh, lascia che trovo la strada. Ta ta ta. Uno cadde colpito e gridò: mamma. Il camion si incendiò. Ta ta ta. Oh. E poi... Che succede, Rubinacci? È svenuta. Portatela a prendere un po' d'aria. È troppo sensibile, ma queste ragazze sono tutte troppo sensibili. Niente, niente, continuate laggiù. Adriana, continua tu. E anche oggi mi sono salvata. Aia. Ciao. Ela. Ciao. Com'è, non avevi mille lavori meglio di questo? Io lavoro dove mi pare, a te che ti importa? No, così, niente, sottolineavo. Ma, buonanotte. No, aspetta che ti accompagno a casa. Io ci vado da sola. Ma questa sera ho il mostro meccanico, sali? È tua? È di un amico mio. Ma, hai mai guidato? Beh, insomma, un paio di volte, sì. Ah, si fida quell'amico tuo, A vederli, Tutti milionari. Invece vedi quello lì. Quello sta cercando il sistema di sbaffare la cena. Ma passeggiano sempre, non lavorano mai. Oggi lavorano solo i micchi, cara mia, come te. Otto, quello è Oscar. 3 mesi fa girava in Vespa e adesso c'ha la Giulietta. Ciao, Giulietta. Stai bene?
Buonasera, signore. Buonasera. Chi è la tua ragazza? No. Come va? Non me la metti. Mi sono fatta la Giulietta. Oh, me l'ho stufato. Oggi che non c'è la grana è proprio un fesso. Grazie. A nome di tutti i fessi. Ma che c'entra? Tu sei un idealista. Che lavoro fai? Faccio il falco. Il falco? Sì, rimorchio il turista solitario e lo porto nei night. Là passiamo una bella serata romana e io c'ho la percentuale. E rende? Ieri sera ho fatto due bolli, 180.000 lire. Ah, io c'ho il 30%, fa un po' il conto. 54.000 lire? 54.000. Oh, è svelta la bambina, eh? Scusate voi. Ehi, hey, mister. You want to play San Fran? Beautiful Roman night. No, no. Thanks. Why? No, no. Nice girl. No. Ok. Poveracci. Quelli si vanno a conservare la grana per funerale. Ci avrei lei. Si alza un po', scusi. Si alzi. Tremila tappo. 3.000 che? 3.000 bottiglie di champagne. Per fisico ce l'hai. Puoi fare facilmente dalle 15 alle 20.000 sera. Scusa. You want to have some fun? Beautiful Roman night. Where do you want to take it? Nice girl. You want to go? Yeah, all right, let's go. Let's go. Yeah, let's go. Hey. First night in town. Poveracci, questi americani. Hanno vinto la guerra, ma ci hanno una malinconia. A mo' ci penso Oscar a pari divertirci. Montate, montate, c'entrate tutti. Buonanotte. Ciao. Non vi preoccupate, ci penso io. 3.000 a tappo. Ah. Scusa, ballo, bevo champagne, guadagno un mucchio di quattrini. Sì. Balli con i vecchi, lo champagne fasullo e i soldi se li becca Oscar. E perché? Hai mai sentito parlare dei pappa? Ma che c'entrano i pappa? A te non ti va mai bene niente, sì. Sei sempre pronto a criticare. Sì. Allora vai a fare l'entraîneuse, va? Sì, ci vado domani. Oh. Vabbè, intanto vieni che ti accompagni a casa, dai. Oh, hai sentito, ti ho detto che ti accompagni a casa, dove vai? Oh, ci vado dai. Da me a casa. Io penso, questo vi acchito mio, che la cosa migliore sia quella di abolire questa gara. Perché comunque, anche se vincesse un paese o l'altro, si andrebbe in cabina lo stesso. Perché vedete, se vincesse Chivasso, andrebbe a 4 e Torre Annunziata sarebbe 1 e andrebbero in cabina lo stesso. Se vincesse Torre Annunziata, andrebbe a 2. Ha telefonato uno che vuole vederti subito, Bisona. Ah, Bisona, sul serio ha telefonato? Andiamo in cabina. Accidenti, come faccio adesso a uscire? A quest'ora? Quelli che fanno? C'è Mike, buongiorno, stasera non escono. Quando sarà deciso chi effettivamente... Dice che si tratta di un lavoro molto importante, che devi uscire subito, di notte, figuriamoci. È matto quello, sapessi. Ti piace? Ma è simpatico. Che ti fa la corte? No, pensa solo agli affari, lui. Beata te che lavori, io non so mai cosa fare. Ho pensato di mettermi a disegnare modelli per signora. Che dici? Ormai la moda italiana si è affermata anche all'estero. Hai visto Capucci? Che dici? Ma fa come vuoi. Ah, a proposito, se mi cercano, io sono al cinema con un'amica, eh? L'uomo si muove, cara signorina. Movimento, dinamismo, a forza per nuovi. Le opzionari che... Io parto con idee e arrivo con 10, con 1.000 altre. Beh, dunque io li ho riempiti tutti. Anzi, se ne avessi avuti ancora... Cos'è sta roba? Sono i questionari dell'abbigliamento femminile, no? Abbigliamento femminile? Niente? Roba a nome? Niente, niente? Stiamo scherzando? Roba, straccioni, idee, nuovi affari, il futuro, da oggi soltanto affari internazionali, faccio vedere io gli americani, ai russi e anche ai giapponesi. Quanto prende? Cosa? Dico, quanto le do di stipendio? Ma veramente per ora, comunque aveva detto 80. 100, facciamo 100, 100.000 al mese e un bel premio di produzione, anzi un bel 5.000 anticipo. Ah, eccoci qua. Venga, venga. Venga, signorina. Inoltriamoci per di qua. Attenta, eh. Ha freddo? No, è il cuore, qui. Tutto fermo, tutto bloccato. Ho un soffio, piccolo. S'appoggi, s'appoggi. Sta bene? Sì. Ah, brava. Le piace? Tanto. A
Adesso devo dirle una cosa. Sì, dica. Ma è un segreto che resta tra noi due, eh? Certo. Oro! Oro! Qua sotto noi stiamo camminando sull'oro! Qui, quantità di sogno! Oro! Oro! Pietre preziose, di tutto, c'è di tutto, e nessuno se ne occupa. Scavo la tomba e via. Ma qui ci sono migliaia di tombe. Da qui a Roma il sottosuolo è pieno di oro, capisce? Oro, oro qua, oro e là dappertutto. Invaderò il mercato USA con tutte le antichità etrusche. E la farò vedere io a quei ignoranti americani. Sì. Per esempio, signora, e questo che cos'è? Un sasso? No, un'antichità, altro che sasso! Tesori archeologici dappertutto. In stato abbandono e esposti ai temperi. Ma adesso basta, ci pensiamo noi. Anzi, ci pensa Giuseppe Visonà, ricerche archeologiche, SPA. Per esempio, questo che cos'è? Questa è un'antichità. No, questo è l'antichità solo là dentro, sto muso qua. Ecco, questo è tutto Metusca. Lei cosa intende che è la signorina? E ha letto Civitas sepolte di cera. No. Fa male, bisogna istruirsi. Io oggi, per esempio, in treno me lo sono letto. Ho preso un mio appartamento, sa, grande, usuoso, rioso. Che numero porta di piede lei? Io? 38. Vabbè, domani tutto nuovo, scarpe nuove, tutto quanto nuovo, sì, sì. Dottore, c'è qualcuno? Non c'è nessuno, chi vuole che ci sia? Le dico che c'è qualcuno. Ma dai, chi vuole che ci sia, signorina? Qui ci siamo soltanto io e lei e quel signore lì, che deve essere un cacciatore, suppongo, un cacciatore notturno. Non sono un cacciatore. Beh, l'ho visto col fucile, pensavo, immaginavo, chi è? Sono il custode qui, vadino, vadino. Ma io mi muovo, dico, ma cosa crede? Questo solo pubblico, sa, posto qui finché voglio, vado mica via. Insomma, me ne dovete andare, e subito. Cattivo psicologo, cattivo custode, appena ho preso l'appalto, quello io faccio licenziare io. Ma che fai licenziare tu? Mo se non te ne vai, te sparo. Ma dico, è matto? Andiamo via, scherziamo, perché è matto sul serio. Andiamo via, scappiamo, dico, ma lei è matto, minaccia voi l'armata qua lì, cosa crede? Ma io denuncio, sa, provate i cannibali, cannibali, faccio benissimo, peccato che non ce l'aria condizionata, ma la farò mettere in un secondo tempo. Allora faccio stendere il contratto. Sì, sì, faccio pure, perché a me guardi, basta la presa di mano, eh. Simpatico, bravo. Oh, signorina, la casa intestata? La signorina sta aspettando l'ordinazione. Ah, benissimo, il quadro di là, il quadro da quella parte. E siete qua, da questa parte, la poltrona di quel tavolo. Avanti, volta, lassù. Cos'è quella roba lì? La sua poltrona. Piccola, troppo piccola, bisogna dominare, dominare. Ecco, io da qua non domino mai niente. No, ma va bene, niente, portatela via, cambiate. L'intestazione gotica o moderna? Moderna, chiara, limpida, senza svalazzi, tanta, tanta. Telefonare da tetti, due telefoni sono pochi, ne voglio almeno quattro. Va bene. Ehi! No, no, contro il muro l'armadio. Oh, così, diritto. Ah, cos'è quella roba lì? La macchina da scrivere. Ah, benissimo, Giorotto? Ecco, qua un bel 2000. Grazie, dottor. Niente, grazie, il giusto compenso per un giusto lavoro, bravo, grazie. Bravo. Quando cominciamo? Domani, mi raccomando gli archivi, tutto a posto, tutto chiaro, brava, si spogli. Eh? Si spogli, si spogli. Oh, anche lei come gli altri. Ma cosa ha capito? Ma no, dico proprio i grembiule, le scarpe. Su, su, avanti, vado di là. Vado a cambiarsi, forza. Queste ragazze. Allora, tutto bene? Ma è giallo? Sicuro, giallo, giallo, allegro, moderno, vivace. Non dà quel senso di pesantezza del nero. Poi con l'acquaspiro la scarpa bianca sta bene. Beh, allora, ha fatto? Ah, benissimo. Prossa. Venga qui, venga qui. Si specchi. Su. È proprio bella. Bellina, brava. Beh, cosa? Sta male? No. No, invece sì, un po' di languore di stomaco, un po' di debolezza, andiamo a mangiare, no. Si diventa al ristorante, andiamo, andiamo, su. E la che tu lo capitale vuoi, per la sentire. E ti sto un canzion che è l'amore della mia innamorienta. E nelle targo della noce si scorda il vino. Una pena d'amore. Andiamo a loro. Io il tambore. Passa la notte incansabile movimento. Maggio, non faccia complimenti, ti piace la gente che mangia, eh? No, 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 grazie, ho mangiato abbastanza. Ah, sì? E allora un bel dolce. Cameriere? Dica. Il dolce più bello che avete per la signorina. Va bene, signora. Tanta salute. Alla russa, russa. Porta fortuna. Sa, dottore, quando sono con lei, non so, mi sento contento. Bene, mi fa molto piacere. E al di fuori del lavoro mi consideri pure un amico. Il sant'onore per la signorina. Anzi, facciamo una bella cosa. Mi chiami Beppi? Beppi? Sì.
È un bel nome. Carina. E adesso dobbiamo darci da fare per trovare un bel appartamento. Grande. Quattro stanze, tre bagni. Sì, sì, ho deciso di portare giù tutta la famiglia. Perché? Lei è sposato? Da 8 anni, c'è una bambina, si chiama Valeria. Le voglio far vedere le fotografie. Guardi, ecco, questa è mia figlia e questa è mia moglie. Bene. Mia moglie è anche ricca, sa? Ah, ma io non ho mai voluto una lira. Non so che farmene i miliardi di mio suocero. Anzi, per farle dispetto lavoro. Se lui è un miliardo, io me ne faccio 3. Cara mia Rossella, modestamente per pin bisonà, se uomo dei miliardi. Beh, che fa, non mangia? È buono, sa? Carbonari! Già! Ma come sei? Come mai? Anche ti qua è la capitale di Rissi. No, no, di passaggio. Mi vado a Rovigo, un affare importante, cameriere. Prego. Importante. Ciao, sentiamo, ti racconti tutto. La mia segretaria. Piacere, signorina. Mio segretario. Allora? Ah, niente, niente. Noi mangiamo due panine, due birre e via. E che affare sei? Ah, terreno metanifero. Cose grandi. Prendo la Giulietta e vado su, tutta una tirata. Sì. Io t'ho cercato, eh. Ah, io t'ho cercato, ma Roma. Ah, se un mare magnum. Cose grandi, ti dico. Roba da far piangere, ma sei! Ma farlo piangere, piangere! Posso fare buono, lo so anch'io, Uomo! È la fame assoluto! Miliardi? Come se piovessero? Miliardi! Fatto, basta, non parliamo più, d'accordo? D'accordo, da 50%, 50-50. D'accordo, qua vanno! Vamo, andiamo da via subito, Subito, immediatamente, immediatamente! Lei intanto dà un'occhiata all'ufficio, va bene? Gestione, come dire, interina, ecco, va bene? Ma gli appuntamenti? Lui manda, lui manda! Uno di nazionale, di nazionale! Come si dice, affare di affondo, stoccata! Di affare, bisogna correre, sbrigarsi! Cosa fai? Andiamo, su! Sai che lo vedo lontano, su, posta lì anche lei! Andiamo, via, via! Devo partire, di costa! Se Matteo lo sapete! Tutta birra, tutta birra! Birra! Andiamo! Sono 7 ore, forse! Dottore, il conto! Via, 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 tutta birra! Dottore! Dottore, il conto! Ah, sì! Ecco qua. E mi raccomando, l'ufficio è tutto nelle sue mani. Non si preoccupi, io torno presto, prestissimo. Posso esserle utile? Il mio principale si è sbagliato e... Lasci fare a me. Ma no, lei che lasci c'entra? Lasci fare... non si preoccupi. Sì, sì, me li restituirà. Sono cose che succedono a noi uomini d'affari. Delle volte siamo così distratti. Comunque, eccole qui il mio biglietto da visita. Grazie. E signorina... grazie tante, grazie. Cosa fa? Torna a Roma? Sì, sì. Ma come torna a Roma così, con questo tempo? Piove? Come torna a Roma? Piglio l'autobus. C'ho giù la Flavia. Certo, per i romani è bella, gli va bene. Gli è andata sempre bene. È dal 22 che c'hanno il vento in poppa. Aie tante, signorina. Ma voglia di lavorare poca qui a Roma. Ma io conosco tanta gente che lavora. Ma io parlo di lavoro, lavoro, come lo intendiamo noi nel nord. Badi bene, non ho detto noi milanesi, ho detto noi del nord. L'Italia ce la siamo fatta noi. Ma qui è vero che con tutti questi parassiti il miracolo finisce presto, cara mia. Ma guardi lì che roba. Che cosa? Quelle baracche lì di latta, di cartone. Sì, poveretti. Tutte con la televisione, lei delle antenne. Altro che poveretti. Invece il bagno no, il bagno non sanno nemmeno cosa sia. Sporcaccioni, prima il bagno e poi il video. Bagno! Il bagno! Falla là, nel fosso! Ah! Sei un riva! Ma che fai? Beh, adesso pensiamo un po' noi due, cara romanina! No, no, mi lasci! Ma dai, lascia fare! Ma lascia fare! Poi ti faccio un bel regalino! Dai che ti faccio un bel regalino! Stammi a sentire! Ui, Tusa! Ma no, stupida! 7.000, 8.000,
Ah, sei tu? Dove sei stata fino adesso? Ah, non rispondi nemmeno? Io vorrei sapere che razza di lavoro fai. Ne ho il diritto, sì o no? Quando uno lavora porta i soldi a casa. Qui invece si fanno solo discorsi di lavoro, ma soldi non se ne vedono mai. Basta, io la pianto. Ma chi è? Che volete ancora? Sono io. Che cos'hai? Che ti succede? Ma niente, lasciami in pace. Perché piangi? Gli uomini sono tanto cattivi. Non gliene frega niente di noi. Hai ragione, sono proprio cattivi gli uomini. È vero, lo so, io non gliene frega niente di loro. Io voglio di piangere, ecco. No, io sono tanto felice. Anch'io, sapessi quanto. Oddio, 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 Rimmel. Aia. Oddio, 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 brucia, brucia. Ma che c'hai il rimmel pure tu? Un pochetto, la sera. Andava via dritto, più tardi poi ha tentato di frenare, ma non ce l'ha fatta. Da qui veniva, non sanno guidare, non sanno guidare. Buongiorno. Allora, Anta, vuoi fare una carriera? Sempre 3.000 a tappo, te lo. Grazie, ormai non mi servono più. C'ho un buon posto, in un grande ufficio. I posti buoni durano poco e i tappi invece zompano sempre. No, no, grazie. Ciao. Vittorio Ceccaccio. Via dei Serpenti, 42. Allora, chi me fa da testimone? Eh? Nessuno, o non ha visto niente nessuno? Niente tende, niente finestre. Siamo a Roma, non ci priviamo del sole per carità. I quadri vivono di sole, soffrono tutti i tuoi preoccupi, che sono assetati di sole come le piante, no? E quando piove? Chiudiamo, siamo a casa. Lei ha un metro? No, no. Lei ha un metro? Ma che succede? Questo è l'ufficio del dottor Visonà. Non so, cara, non chiedetemi queste cose. Io non ne so niente, faccio le decoratrici. Pittore? Che te guardi, au? So pittore pure io, sa. Che te credi? Ho rilevato io l'ufficio stamattina. Ma è bisogna... Non conosco. Vogliono che metta su una galleria di pittura. Ne sono già pentito. E non le serve una dattilografa qui? Cosa vuole questi pittori moderni? Ci vorrebbe il silabario. Altro che macchina da scrivere. Dei sofà simpatici, bassissimi, ti dai negarci dentro. Così si chiacchiera, si mangia un olivo, non so, e intanto si compra, si vende, non crede? Adotto, se gliene servono altri, glieli faccio io. Pure più belli e a pochi soldi. Al centro, sa cosa ho pensato? Senta, signor di Macerata, scusi, non mi ricordo mai il suo nome, non importa. Dunque, al centro ho pensato un gran pennello circolare. E che ne dice? Basso, così tondo, da girarci intorno. Che ne dice? Ce lo dipinge Procofi, è vero Procofi? Sì, certo. Dunque, deve essere di quelle cose che si usano oggi, qualche cosa contro la guerra, non so. Informale. Sì, sì, informale, naturalmente. Dunque, deve essere un darsi a tutto il mondo. Andate via, sorella, andatevi, scusate, abbiamo da lavorare qui. Andate. Dunque, dicevo, come un darsi a tutto il mondo. Va bene? È contento? Ma, speriamo bene. Va bene, Procofi, siamo d'accordo?
Buongiorno, è per quell'annuncio. Entri. Marta Verna. Piacere. Prego. Un lavoro semplice, redditizio. Moralità e riscaldamento. Ma perché riscaldamento? Sono fotografie per calendari. Naturalmente vestita. Al massimo in calzamaglia. Qui non si fa pornografia. Lei guadagna 3.000 lire. Senza fatica, divertendosi, poi magari un produttore vede le fotografie e le fa fare dei films. Si metta questa. Bella pelle, liscia, giovane. Ma anch'io, sa? Senta, senta come sono dura. Un attimo di pazienza, si ripara subito. Ecco. Che formidabile miniera quest'Italia. Una piccola Venere. Però voi italiane sfiorite presto. Quell'attrice con grosso seno, come si chiama? Già tutto giù. Ecco, questo è il nostro studio. Questo è il nostro fotografo. Piacere. Piacere. Fare tu qualche provino, eh? È giusto io, sia tranquillo. Vediamo. Bella colombella, come sei bella. Qui ci vuole un boa. Un minuto. Ecco. No. Ecco. Forza. Aspetta, hanno una molletta. Quanto cammini, ragazza mia? Ti spendi tutto in scarpe. Non ho guadagnato proprio adesso 3.000 lire. E come? Fotografie. Pornografiche? Tu sei stupido. Sì, dici te. Sì. Dimmi un po'. Avevo una calza a maglie e dei berretti. La padrona era un po', faceva anche paura. Poi un tratto, mentre mi spogliavo, sono saltate le valvole della luce. Un gran lampo. Ah, mi prendo una grandina di caffè con panna. Tu che prendi? Come, un lampo mentre eri nuda? Vieni, andiamo. Ma dove? A ritirare i negativi. Ma non capisci, ti hanno fotografata nuda. Il lampo era un flash, è un vecchio trucco. Su, vieni. Oddio, e adesso come facciamo? Ce li facciamo restituire, no? Però che mascalzoni. Ti dispiace tanto? No, dico, mascalzoni, pagare solo 3.000 lire delle fotografie pornografiche. Ma ce li ridaranno? Ci parlo io, certo che ce li daranno. No. Oh. Via, fuori, fuori, ah. Non ti far più vedere. Cambia strada. Ci hai parlato? Dammi i soldi. Vi avverto che mio zio è commissario di pubblica sicurezza, quindi qua i negativi. Però, sei carina nuda, eh?
Sporcaccione, tu stai pure a guardare. Ma tanto sono negativi. Sembra una negra di sopra. Ah. Tieni, queste sono le tue. Ti saluto. Ciao. Aspetta. Sono di tutte e due, no? Ce le dobbiamo spendere insieme. Come vuoi. Sapete che me ne farei io di quell'affare? La penderei al soffitto come la testa di un impiccato. Non hai un'idea? Io non verrei più a trovarti. Comunque faresti meglio a non parlare di questo. Ma non avevamo niente di meglio da andare a vedere? Un cavolo. Questo è un grande film, cara mia. Poi ci sono dei problemi. Si parla di gente come noi, di sfasati. A me mi sembra una gran pizza. Vedi che sei ignorante. Pensi e vivi per schemi fissi. E allora che ci stai a fare con un ignorante come me? Era soltanto una stupida perdita di tempo. Con un sacco di professori barbosi e rompiscatole. Senta, com'è il lavoro? Che vuol fare, la mascherina? Beh, ci pensavo. Si lavora poco, si vedono i film e poi ti danno pure le mance. Quanto si può guadagnare? Ma, guadagnare? Dipende. Dipende da te. C'è chi ti dà 20 lire e vuole una poltrona di centro non troppo avanti e chi ti dà 5.000 lire e vuole un'altra cosa. Dipende da te. Ho capito. E poi, prima ancora, c'è l'esame del padrone. È difficile? Ma, se ti piacciono i vecchi, non è difficile. Grazie. Ma va, va. Che brutta vita, poveretto. Che? Le mascherine. Ah, sì. Chissà se hanno un mensile fisso. Che? Le mascherine. Ah. Qua ogni anno aumenta, eh. Tra un po' ci cacceranno via noi e ci manderanno a vivere da loro, al freddo. Beh, meglio, no? Così qua ci veniamo da turisti. Sì, a passare le serate nei night di Oscar, sai che divertimento. Senti, 3.000 tappo, io quasi quasi. Ah, ma allora tu è proprio una fissazione. Insomma, io devo trovare qualche cosa da fare. Sai cosa potresti fare? Potresti andare a venderti le copie di quei negativi, farle tirare e poi andartele a vendere. Ma Zozzone, se lo ripeti ti do un cazzotto. Ma no, guarda, sul serio. Ti dico che ma è un lavoro. Ma piantala. Ma guarda, avresti un sacco di clienti. Un curioso pensa a sospirare. Questo è il simbolo perfetto della vita militare. Un poveraccio viene strappato alla famiglia e messo pure in galera. Innocenza punita. Ma io non ci vado. Come fai? Mi ammazzo, ma non ci vado. Io abito qua. La mia camera è brutta, c'è solo una chitarra e un po' di caffè. Comunque, se vuoi salire un momento. Ecco, anche tu come tutti gli altri, non pensi ad altro. Ma io ti ho chiesto soltanto di salire un momento, non di fare l'amore. Ma chi te la tocca la tua purezza? Va bene, allora vengo un momentino, eh. No, adesso non sali per niente, perché adesso sono io che non ti invito. E va al diavolo, allora. Rossella, quando ci vediamo? Mai! Rossella, io sto qua, eh. Sì, va bene, Romeo. Pensaci, Rossella, Romeo sempre sì, pronto. Sì, ci penso, ciao. Papà, no! Ah, ma io denuncio, eh. Al buon costume lo denunciamo, ma non perdiamo la testa. Ha fatto uno scherzo. Prendi la malattia, tutta colorata. Senti, l'hai rovinato tu. Ah, ma io lo faccio internare dal neuro.
Il duce, certi tipi, li mandava a Carbonia. Ma che è successo? Si è fatto tutto biondo, biondo platino. Natalino, lo sai che non posso prendere degli spaventi nelle mie condizioni. Lo sai. Coriandoli di sogno. Natalino, esce fuori, su, avanti. Ormai non sei più un bambino. No, sono una bambina. Yes. Oh, Maria, Maria, Maria. Mamma. Maria, tu poi, te ne vai girando dalla mattina fino alla sera e non si sa dove vai. Ma io lavoro, papà. E i soldi dove sono? Arriveranno. Basta! Tu non uscirai più di casa. Se i maschi si fanno biondi, figuriamoci le femmine che cosa faranno fra poco. Qui non esce più nessuno. Ah, Carosello. Sì, il Carosello, sì, Carosello. Su, mamma, c'è Carosello. Vieni, su. Natalino, sono io. Sto meglio. È vero che sto meglio. Natalino, perché l'hai fatto? Non so, non mi potevo più vedere, Bruno. Sai quando non ci si può più vedere? Mi odiavo. Così sto meglio, me l'hanno detto tutti gli amici, no? Che dici? Quelli sono vecchi, ma tu... Ma tu mi capisci. È vero che sto meglio, eh? È vero, di me, sì. Ma sì che sto meglio, molto, molto meglio. Beh, levati. Adesso levati. Togliti. Papà, io devo provare ancora. Tu non uscirai più di casa. E tu non vedi Carosello? Ma insomma, cosa vuoi? Lasciami andare ancora domani. C'è un avvocato che cerca una segretaria. Se mi va male anche quello, farò come vuoi tu. Ecco il suo tavolino. Ordine e pulizia è quello che io chiedo. Vengo da una famiglia di tradizioni e ho conservato una concezione seria del lavoro. Ma il mensile quanto sarebbe? Il giusto. Non voglio affamare nessuno. 19.500 lire. Prego, si accomodi. Adesso dovrebbe venire un mio cliente. Un mio cliente per una faccenda di investimenti. Sì. E ho piacere, data l'importanza della cosa, che ci sia una segretaria. Che lo studio, insomma, si presenti bene. Tutto in ordine, così. Adesso io vado a prendere la macchina. Va bene. Intanto che arriva che il mio cliente vuol battere, per favore. Sì, va bene. Mafalda. Mafalda. Ancora nessuna nuova di te dall'ultima mia disperata del 18 US. Ultimo scorso. Perché questo silenzio tace? Tutto attaccato o pervicace? Pervicace, una parola sola. Non è dunque più nulla da dirmi. O le mie parole ti si sono fatte, come direbbe il poeta, cenere e tosco. Che tosco? Tosco, tosco, veleno. Non tacere oltre, ti scongiuro. E se temi di essere notata nei paraggi delle poste, affida la missiva all'amico geometra Vigevani, che presto sarà a Roma. Sta male? No, signorina, non mi sento bene oggi. Sospendiamo. Mi perdoni. Non faccia caso, signorina. Un momento di malinconia. Passerà.
sapesse la mia vita, un romanzo, proprio una storia per il cinema. Ma perché non prova a venderla? Per carità, non voglio pubblicità. Anzi, è bene che glielo dica subito, prima che lei lo sappia ad altri. Sono innamorato. Ma lo sa che ci sono dei momenti che non capisco più niente. Con tutto il lavoro che ho, lei cosa mi consiglia di fare? Non so. Eccola, è lei. Mafalda. Ah, è una bella signorina. Un alpinista di prima forza, quinto grado superiore, con passaggi di sesto grado. Ci unì da prima l'amore per la montagna, poi il nostro amore fu più forte, sia mamma Pipiteno. Poi, improvvisamente, ecco, mi dica, secondo lei, io l'ho posseduta, capisce? E questo dovrebbe essere il legame più forte fra un uomo e una donna, no? Ma se una donna si dà, come può ad un tratto partire? Sparire? Ma non so, queste sono cose intime. Ma quando viene quel suo cliente? Ah già, mio cliente ha ragione. Beh, sarà qui a momenti. Senta, io avrei bisogno di fare una telefonata. Mi dispiace, ma non me lo hanno ancora messo. Ma è questione di giorni ormai. Sì, ma io la telefonata la devo fare adesso. E allora bisogna scendere al bar. Beh, andiamo, intanto quel mio cliente verrà nel pomeriggio, o domani. No, non si incomodi lei, vado io, un minuto, torno subito, subito. Ah, la borsa. Faccia prestino, sì, eh? Sì. Sì, perché c'è ancora molto lavoro da sbrigare. Tutte le cure sono state per lei, eppure non c'è stato niente da fare. Certo che sono mali molto brutti, figlia mia, ce l'ho tempo e poi uno si fa del tutto. E tua sorella Ivana, come sta? Sta all'ospedale. Ma che ha? C'è un male brutto, bruttissimo. Certo sta tanto che... male. Adesso lo stanno curando, gli stanno facendo 2 milioni di penicillina al giorno. Speriamo che gli vada tutto bene. Speriamo, poverella. A casa quando manca la madre, il padre, farà, ma che vuoi, sempre un uomo. Certo che quanto dentro una famiglia manca la madre. Io vado a casa ogni tanto, riguardo quelle creature, ma io... Eh no, cosa adesso, non succedono. Io so che nessuno sa, mai visto cosa del genere. Sopra la mano, posta la parte. Ah, soli d'Italia da 4 soldi. Ogni occasione, buona, è mortificare il cittadino. Io l'avverto che su 50 milioni di italiani disposti a farsi mettere sotto, lei è votato l'unico che non ci sta. Io in ginocchio lo metto lo Stato, capito? In ginocchio. Senta, giovanotto. Dica, militare. Io non sono un militare, sono un brigadiere. E io non sono giovanotto, sono un signore. E tra l'altro, se ho detto giovanotto non è mica un offeso. Ma neanche militare l'ho offeso, la Costituzione non mi obbliga a riconoscere i gradi dei poliziotti. E se lei mi chiama giovanotto, io la chiamo agente, militare, vaccino. Beh, adesso mi dico quant'è la multa perché ho un mare di lavoro. Vada per questa volta, non attraversi col rosso. Bravo, così si fa. Mai farsi mettere sotto, cara lei, mai. Signorina, cara la mia signorina, che piacere incontrarla. Mi stavo proprio domandando, cosa farà la nostra signorina? Io passavo e l'ho vista che stava discutendo. Ah, niente, ho insegnato un po' di buona creanza allo Stato. Cara la mia signorina, cosa da fare adesso? Sta a fare qualcosa? No, sto andando a casa, però... No, benissimo. Adesso le viene con me. Andiamo a fare una bella corsa al ministero e poi facciamo un bel programmino di lavoro. No, mi faceva piacere solo salutare. No, una ragazza di capo e spada non abbandona mai il suo principale. Magari fino a questo momento non abbiamo avuto molte soddisfazioni. Al ministero della difesa. Cara la mia signorina, ci siamo. Stavolta ci siamo. Cos'è quell'affare di Rovigo? Stia zitta, per carità, non mi parli di quel ladro. Un lestofante vigliaco che se lo ciapo, lo spacco. Me lo sono immaginato, sa, perché dopo che lei è partito, io sono tornato in ufficio, ma... Soprattutto a Roma l'ufficio non serve. No, non serve. A Roma sono le relazioni, cara lei. E quei bei fogli rosa, sa, benedetti. Ecco, la bustarella, ecco cosa serve a Roma. Schei, grana per corrompere, altro che ufficio.
Così uno entra nel giro di grossi appalti. Ha sentito parlare di Fiumicino? Beh, sì, una volta. Appunto, adesso se ne parla più. ma cara lei, se oggi mi va bene un affare, mi metto a posto le costole per un sacco di tempo. E lei è sempre la mia segretaria, eh? No, guardi, non importa. Sì, naturalmente, 100.000 lire al mese, premio di produzione. Affrettarsi, affrettarsi. Sky, grana. Grana, Sky importante. Sky, grana. Eccoci arrivati. Adesso lei mi aspetta qua. E intanto si mangia un bel gelatone con la panna tripla. Io vado un momento su e do la biada ai ruminanti di Ministero. Ehi, amico, vieni qua. Il più bel gelato che c'è per la signorina. Una coppa. Insomma, una copona, va bene? Va bene. E torno. Valentini! Rubinaccio, scusate. Come stai? Io bene, tu siediti. Beh, che fai? Sì, con un uomo d'affari. Ah, un privato. No, io ho fatto subito il concorso al ministero. Sai, del lavoro coi privati non mi fido. Poi, gli impieghi statali sono tutta un'altra cosa. Casse mutue, previdenza sociale, la pensione. Vuoi qualche cosa? Ah sì, un cappuccino e un cornetto. E poi, magari una si sposa un collega. Vedi quello? Poverino. Mi fa la corte. Ancora non ho deciso niente, però. Insomma, senti, sto bene, sto proprio bene. Beh, sai, io pure ci ho avuto molta fortuna, 100.000 al mese. 100.000? Sì, e anche un premio di produzione. Pure. E poi sai, è molto bello perché si viaggia sempre all'estero, in diaria, naturalmente. Ah, viaggi pure. Beh, sono proprio contenta, guarda. Sai, il mio principale adesso sta su dal vostro ministro. Eh sì? Ma t'ha trovato quello lì? Oh, scusa un momento. Rubinace, il principale viaggia solo questa volta. Dottore! Ma che è successo, dottore? Niente, cosa vuole che sia successo? Vado qui un momento con loro. Se voglio potrei anche scendere dalla casa. Bravi ragazzi, non è mica colpa loro, cosa vuole? Dopo mi faranno delle scuse, è vero? Niente paura! Ma adesso dove lo portano? Ah, qui vicino, stai tranquilla! E il gelato, chi lo paga? Ah, io non ho soldi, dottore! I soldi, sì, per me sono i soldi. Ecco lei! Non si preoccupi! Mamma, mamma di poche ore! Allegra! Al massimo qualche giorno! A presto! A presto! No, disoccupate. Svegliati. Io ho la bianchina decappottabile e l'appartamento alle Ur. Mio. T'ho detto che la trovavo la strada. Ma che strada? Andiamo, eh? Anche la tua amica, eh? Un momento. La strada, non ce n'è che una. Svegliati. Venite appresso voi. Amore, non sai che ti diverto stasera. Ce la facciamo stasera, eh? Mi sveglio, sì. No, lo studio è chiuso oggi. Avanti, vieni avanti tu. No, non è lei. Non potete trovare niente. Queste sono foto artistiche. Pornografiche, cara signora. Pornografiche. Altro che artistiche. Si sieda. Come si chiama? Rossella Rubinace. Di anni? 18, ma senta, per favore, non posso tornare domani. Sieda. Quante volte è venuta in questo studio? Una sola, oggi. È già stata fotografata? Ma no, l'ha visto pure lei, sono appena arrivata. È già stata fotografata? Io non so niente, signor commissario, mi dispiace.
Chi le ha dato l'indirizzo, signorina? Ho letto l'annuncio sul giornale. Quando? Ieri. Sono 8 giorni che non viene pubblicato l'annuncio. Vero? Sì, può darsi. Ma sarà stato un giornale vecchio. Io non ho fatto niente di male. Sì. Signor commissario, guardi. Dunque, lei non è mai stata fotografata in questo studio? No, non mi pare. E questa chi è? È lei o non è lei? Io non ho fatto niente di male. Mi voglio andare a casa mia. Un po' di pazienza. Voglio signorina. Andare a casa. Prima passiamo al commissariato e poi... No, al commissariato no, ma Dio, non ho fatto nulla. È una semplice formalità, signorina. Stia tranquilla. Una semplice formalità. Come ti chiami? Barberio. Nome? Totò. Adesso è arrivata. Ma va via, fa sedere la signora. Noi altre siamo qua da tutta la notte. Sta zitta, c'ho un dente che mi fa male, mi ha gonfiato tutta una guancia. Tu dove lavoravi? Non t'ho mai visto prima. Chi, io? Io non c'entro per niente. Niente, per carità. Queste sono di buona famiglia, mica battono. Stanno a casa, aspetta lo squillo. Povere cocche, ogni squilletto 20.000. Mia pelle che menaria. Piangi, ma fate una nottata a Porta San Sebastiano con l'umido. Poi ti vedi se ti piangi. Rubinace Rossella, sei libera. Oh, e noi? Questa galamico ministro. E un'altra volta, tenetela d'occhio. Sì. Che figura. Che figura. Eh? Io non parlo. No, io non dico niente. Non voglio sapere fin dove sei arrivata. Insomma, non mi interessa se hai toccato il fondo. Parose, ma l'hai toccato il fondo? Ma che stai a dire? Sembri un matto. Che fondo? Ah, non lo so, ma dico, e che sono venuto a prenderti in chiesa? E se non sbaglio, stavi in galera, no? Ma è stata una disgrazia. Io non ho fatto niente. Non te l'ha detto la polizia? Ma io ti capisco. Non ti ho sempre capito io? E poi chi è corso subito a toglierti dai guai, scusa? Rinaldo, eh? Ma se ti confidavi con me, questo non ti capitava. Comunque, adesso hai imparato. Da oggi in poi mi devi dire tutto, capito? Con fiducia. Non c'è il cognome. Ah, sì, è un matto, dorme là. La zia sta là, ma non ce lo vuole in casa. È un matto, sapesse. Era partito per fare la guerra.
per dare il suo sangue alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine, le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. Ma quando gli dissero addio andare avanti, troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria d'un altro eroe alla memoria. Ti hanno richiamato. Allora ti ammazzi. Non lo so ancora. Giuliano, fammi morire con te. Moriamo voi. Ma che cosa ti è successo? Tutto, tutto. Vado a fare il caffè. Mi hanno messo in galera. Mio padre mi ha picchiata. A casa mia non ci tornerò mai più. Starò qui con te, vuoi? Io parto. Allora, vedi, non mi resta che una cosa sola da fare. Va bene. Moriremo insieme. Ci hanno spinto alla disperazione e vedranno. Ma sì, certamente. Moriremo protestando contro la società, certo. Perché tutti sappiano. Lo dirai ai giornali. Ci penso da tanto tempo. La morte atomica. Sì, moriremo di morte atomica. Ma non si potrebbe camminare. Ci vedono. Dobbiamo arrivare a quel carro armato. Quello è il bersaglio. E poi? E poi aspettiamo il momento. La morte atomica? Sì. Qui fanno le esercitazioni con i missili. Le armi nucleari. Saremo le prime vittime dopo Hiroshima. Sei sicuro che sparano? I militari sparano sempre. Se no, che militari sono? Oh. Vedi, sparano di là. Non si vede nessuno. Perché è presto. Stenditi qui. Guarda come si sta bene. Oh. Oh, come scalda il sole oggi. Città quest'aria non c'è. Anche il sole è sporco, con tutti quei gas. Vieni più vicino. Appoggiati qua. Sto bene, sai, Giuliano. Con te sto sempre bene. Perché non chiedi mai niente, non vuoi mai niente. Insomma, perché sono un fesso. No, ma così è più bello. Gli altri vogliono sempre qualche cosa. Tu non mi hai chiesto mai neppure un bacio. Ma a volte, anche se uno non chiede, magari vuole di più. Lo so, lo so. Anch'io sento così. Thank you.
Campagnoli. Prepararsi per i tiri! Fetti! Fetti! Allacciare il comandante da voi! Presto! Tenere sgombro il poligono! Batteria! Attenti! Campagnoli, ai suoi ordini. È la nuova stazione di tiro. Permesso, prego. Molto bene, molto bene. Andiamo pure. E pure il riposo agli uomini. Batteria! Riposo! Laggiù abbiamo tre carri armati che fanno da bersaglio. Base di lancio! Pronti! Radar in azione! Certo, morire con questo sole. Sole o pioggia? Base di lancio, puntate! Giuliano, si stanno preparando. Coraggio, un minuto ed è finito tutto. Fuoco! Fuori uno! Fuori due! Fuori tre! Dai giù, dai giù, fai il passo del giaguaro. Ma che passo del giaguaro? Corri! Dammi la mano, su. Complimenti. Grazie, grazie signor colonnello, grazie. Formidabile signor colonnello. Certo che nemmeno una mosca si salverebbe, vero? No, ma si sa già che con le donne non si riesce mai a fare niente di serio. Assassino. Fifona. Tu ce l'avevi con quelli delle fuoriserie. E questi, allora? Beh, questi ci hanno saputo fare di più, capito? Giuliano, guarda là. Con questa uno viaggia sempre, vedi? E non hai neppure bisogno della casa. Dica un po', quanto costa questa barca? 44 milioni. Ma, in fondo, non è mica tanto caro. Si può andare a vederla un po' più da vicino? Beh, veramente non si può. Un momentino solo. Beh, un momento solo. Vabbè, un minuto solo però, eh. E levatevi le scarpe. Con questa si va prima a Capri, Ischia, poi si scende verso la Sicilia, verso l'Africa, si costeggia tutta l'Africa, si attraversa l'Oceano Indiano, Giava, e poi giù, 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 fino a Tahiti. Là ci fermiamo su un'isola chiara, spiagge bianche, la barca ancorata nella laguna. C'è tanto tempo su quell'isola,
tanto tempo. E lunghe giornate di ozio, di sole, di tuffi e d'amore. Beh, tutto questo non esiste, scema, è finto, è una cartolina. No, no, non è vero. Ehi, via, arrivano i padroni, presto, presto, arrivano i padroni, presto. Presto, via, su, in fretta. Papà, dove andiamo questa volta? Andiamo all'Elba. Uffa, sempre all'Elba. Ma quando ti arriva la barca nuova? Senti, l'ho ordinata, ma che ci posso fare se non la consegnano? Ci vogliono 6 mesi, ci vogliono. Sì, buongiorno, buongiorno. E adesso? E adesso niente. Le barche, Tahiti, sono tutte storie. Tutte storie che inventano quelli per divertirsi. L'albero della cuccagna se lo sono fatto per loro. Per noi, di vero, per il momento, non c'è altro che noi due. Ti basta? Allora. Ti basta? Beh, senti, io sono contenta che siamo ancora vivi. Non contentarti mai nella vita, se no ti fregano. Chiedi sempre di più.